Incontro con Remo De Santis, fondatore e presidente del club di Sava Juventus Alex Del Piero. Cosa ti ha spinto a far partire questo progetto, Remo? Beh, innanzitutto la passione verso la Juventus da parte di tutti noi, da parte di un gruppo di amici solidi, compatti, ci conosciamo da tanti anni e abbiamo deciso di creare uno Juventus Club a Sava che non c'è mai stato, con tante difficoltà, però ci stiamo riuscendo pian piano. Serve l'aiuto di tutti i savesi, di tutti quelli che il 13 maggio erano in piazza San Giovanni a festeggiare con noi lo scudetto. Serve l'aiuto di tutti loro, perché senza loro può essere solo un progetto basato solo su una questione cartacea. Del resto non possiamo fare niente senza di loro. Andiamo a questo club bianconero savese juventino, se si può dire. Com'è organizzato? Allora, io sono il presidente, poi c'è Mimmo Caramia che il responsabile del club, c'è Salvatore Stani che è il responsabile immagine del club, c'è mio fratello Giuliano De Santis che è responsabile del merchandising, c'è Nicola Campora che è responsabile delle comunicazioni e infine c'è Francesco Fracasso che è il vicepresidente. Alessandro Del Piero è il nome che avete voluto dare al vostro club. Perché fra tanti campioni bianconeri avete scelto quello di Del Piero? Io sono nato nel 1981, ho avuto la fortuna a 5-6 anni di vedere Platini, però lo ricordo vagamente. Dopo di lui ho visto Roberto Baggio e avevo 12-13 anni ed è stato un grande. Poi è arrivato lui ed è stato qualcosa di eccezionale, irripetibile. Secondo il mio punto di vista è il più grande giocatore italiano della storia, leale. Non ci sono aggettivi, mai una parola fuori posto. Mille sostituzioni, mille delusioni, l'hanno massacrato, però sempre lì, sempre al suo posto. La storia parla per lui, per quello che ha vinto. Da campione del mondo del 2006, retrocessione in Serie B, 30 anni, nel pieno della carriera, poteva andare a giocare in qualsiasi squadra del mondo. È rimasto in Serie B, capocannoniere della Serie B da campione del mondo. La standing ovation al Bernabeu non l'ha mai ricevuta nessuno, nessun italiano ha avuto questo onore, solo lui. Devono togliere la maglia numero 10, è il minimo che possono fare per quello che ha dato ai ragazzi della nostra età, ai ragazzi, alla gente più grande come mio padre che c'ha 50 anni e vede in lui un qualcosa di straordinario. A mio figlio racconterò chi era Del Piero, una persona unica nel suo genere calcistico, unica. Sentiremo tanti club calcistici a Sava. In cosa si dovrebbe distinguere questo Juve Club Alessandro Del Piero rispetto agli altri? Noi stiamo cercando di creare uno Juventus Club DOC. La parola DOC significa riconosciuti dalla Juventus, significa riuscire a realizzare delle trasferte con il pullman, con uno striscione Juventus Club Sava, come tutti gli juventini sanno quando guardano le partite allo stadio cosa c'è scritto. Serve la loro collaborazione, serve l'impegno di tutti, noi che abbiamo fondato il club e con tante difficoltà stiamo andando avanti, però serve il loro aiuto. Nuove realtà che abbiamo citato prima, che cosa possiamo dire? Ci può essere una giusta competizione sportiva o un'accesa rivalità? Ci sarà una giusta competizione sportiva, ma ci sarà anche collaborazione. Ho già parlato con Gianfranco D'Alessio, che è il responsabile del Milan Club, che sta facendo un lavoro a dir poco eccezionale. Ha portato nella nostra realtà un grande capitano della nazionale italiana, Franco Baresi. Non è facile arrivare, non è facile far arrivare pezzi da 90 così grossi in un paese piccolo come il nostro, che la realtà calcistica è ancora molto molto inferiore a tante squadre del nord. Io spero che con Gianfranco collaboreremo in modo leale e corretto. Abbiamo già parlato di una partita che ci sarà l'anno prossimo fra il Milan Club e lo Juventus Club. Sicuramente lo organizzeremo allo stadio di Sava e tutto l'incasso sarà devoluto all'Avis a Sava. Sentiremo un'ultima domanda. Se un tifoso bianconero savese volesse aderire al vostro progetto, al vostro club, che deve fare? Dovrebbe venire in sede da noi. Noi stiamo in via Giulio Cesare numero 21, a fianco alla Prologo.
di fronte c'è la Sala Fabius. Questa è una sede temporanea, fino a quando il campionato non inizierà. Viene lì, fa la tessera con noi, gli spieghiamo cosa il nostro servizio. La tessera costa 25 € l'anno, c'è bisogno di un documento. Potranno venire a vedere le partite tutto l'anno con noi. Ci sarà la possibilità di organizzare i pullman per andare allo stadio, e non è cosa da poco. E chi conosce veramente la Juventus e conosce le difficoltà legate al nuovo stadio, che ci sono pochi posti, sa quanto sia difficile andare lì. Io ci ho messo 9 mesi per riuscire a trovare un biglietto. 9 mesi, non un giorno. A lavorare giorno dopo giorno, e alla fine ci sono riuscito. Vorrei anche ringraziare la Sala Fabius, Fabio e Tony, che ci stanno e ci hanno proposto di legarci a loro in una stanza messa a disposizione da parte loro per poter organizzare il club a settembre. Spero che a settembre, quando sarà fatta l'inaugurazione, di essere in tanti, e spero in tutti voi che verrete a fare la tessera. Senti, come vuoi salutarti con i nostri lettori con questa video intervista? Cosa vorresti dirgli? Io vorrei dire una frase che è fantastica, che l'ha detta Boniperti tanti anni fa. Alla Juventus non è importante vincere, è l'unica cosa che conta. Per realizzare questo progetto e per vincere su questo paese c'è bisogno di tutti voi. Noi dobbiamo vincere e creare un qualcosa che deve superare anche le realtà che ci sono vicino, come Manduria, come Francavilla, che sono i paesi più grandi di noi. Noi dobbiamo battere loro. Io ci credo in questa cosa.